Posso aggiungere una piccola cosa riguardo a, perché magari adesso si è parlato della cucina che sta dentro il film, i corpi degli attori, e lo dico evidentemente sempre di parte, ma io ieri ho assistito al film come tutti gli altri, vi ho partecipato. La cosa che per me è stata, mi ha destato stupore, è il fatto che, insomma, di questi tempi è come quando si leggono le poesie, insomma, le poesie si leggono in solitudine e soprattutto sono dei distillati di sentimenti, come dire, delle schegge di luce che è difficile condividere, e soprattutto quando uno le riceve o le legge, in qualche modo si vergogna anche un po' di condividerle, perché dentro abbiamo dei sentimenti per cui abbiamo pudore, che la società ci impone di essere in una certa maniera. Io credo che questo film, grazie a Paolo, abbia il coraggio della poesia, e per poesia intendo un termine concreto. La poesia vuol dire riuscire a raccontare qualcosa con pochi segni e con soprattutto uno slancio di umanità e di follia che nel film c'è, ed è un film che secondo me, ma questa è la mia personale opinione, non può essere accolto o letto con uno sguardo specialista. È un film che va accolto col cuore, e il fatto che ieri ci sia stata questa possibilità, dove è stato lo stupore? Che una storia così semplice, così delicata, fatta di piccolissime cose, abbia abbracciato il pubblico e la gente abbia abbracciato noi, questo è il segno che certe cose possono accadere. E quindi io l'augurio che mi faccio, che faccio al film, questa creatura che in qualche modo è fragile ma fortissima, possa essere condivisa davvero con la gente, al di là della presenza eventuale o meno in certi festival e via dicendo. E quindi ecco, volevo dire solo questa cosa. Anni e anni di rocconi. No, io voglio ricordare una cosa che purtroppo non abbiamo qui, e sono i musicisti, ovvero chi ha composto la musica del film, che è Giorgio Giampan, col quale io sono molto esigente per la musica, diciamo, abbiamo avuto una lunga, ma difficile, una lunga gestazione, poi siamo arrivati ad avere la musica del film, che per me è bellissima, ricorda in alcuni momenti il cinema degli anni 60, 70, e sono felicissimo. Poi abbiamo avuto la collaborazione di Ida, a mio modo che ha dice il suo cognome, cioè, è un cognome islandese, grazie, è islandese, non c'ha il cognome che c'è, Valdistortir si chiama, e lei in realtà è un personaggio importante della musica internazionale, è una dei musicisti che ha fondato il gruppo Moom, o Mama, non so se è proprio Moom, che dopo i Sigur Rós erano, perché poi sono sciolti, il gruppo musicale più importante della scena musicale islandese. Ma il regalo che mi hanno fatto i miei amici musici di Grosseto è la canzone L'amore che viene, l'amore che va, che molti pensano sia una canzone degli anni 60. No, l'hanno composta loro, apposta per il film, collaborando insieme a me. E devo dire che è un regalo che mi hanno fatto strepitoso, perché la canzone è perfetta. Poi devo trovare una cantante, che non è una cantante, è una signora olandese che vive a Siena e vende gioielli, e ha cantato questa canzone sia in italiano che in olandese, quindi questa è una cosa alla quale tengo tantissimo, devo ricordare anche questo contributo fatto da questo artista. Grazie. La grande lezione è non fare mai quello che ti sei preparato tu di fare un artista, e la signora Giulielli ma ha cantato, poi la segnava di fare l'architetto, se non lo so bene. Un po' così.